Bentrovati a tutti gli amici ascoltatori che ci seguono di Spazio TV. Quest'oggi vogliamo proprio chiudere il lungo capitolo che abbiamo dedicato al Partito Democratico, in primis seguendo il congresso del partito locale che poi ha portato all'elezione del nuovo segretario cittadino. E poi, comunque, in trasferta abbiamo seguito queste famigerate primarie che hanno tenuto col fiato sospeso il popolo del centro-sinistra. Noi di Spazio TV siamo proprio andati a Roma per seguire in loco lo svolgimento delle primarie, quindi dapprima siamo andati a sondare le opinioni tra i militanti, i simpatizzanti e gli elettori per i gazebi sparsi per Roma, anche se pochissime persone volevano esprimere la loro opinione. E in seguito, dalle 17:30, ci siamo collegati dalla sede del Nazareno. Ovviamente questa lunga diretta fiume che abbiamo fatto per raccontare ai nostri amici ascoltatori l'esito di queste primarie, non ha portato i frutti che ben speravamo, poiché noi siamo proprio andati in loco sperando di seguire le conferenze stampa degli esponenti di punta del PD o di poterli intervistare per offrire un reportage più completo ai nostri amici ascoltatori. Tuttavia, nonostante la sede centrale avesse accettato l'accredito dei giornalisti, i giornalisti, tutta la stampa presente, e parliamo anche di grande stampa come il GR Rai, l'ANSA, oltre che le piccole testate locali, sono stati lasciati senza notizie, voglio dire, per ore e ore, fino a quando alle 22:30 la presidente della commissione congresso PD, l'onorevole Roggiani, ha praticamente liquidato la stampa presente in 2 minuti, sostanzialmente non asserendo nulla di nuovo a quello che già si sapeva da ore, ovvero che la Schlein era in netto vantaggio e che comunque l'affluenza era di circa 600.000 persone dopo mezzogiorno e che il milione di votanti era stato raggiunto. Quindi comunque nessun onorevole esponente di punta si è presentato a rilasciare dichiarazioni, pur sapendo che la stampa era presente in sede. Per cui, nel senso, le conclusioni sono una domanda aperta. Ci chiediamo quale rispetto abbia avuto il Partito Democratico nei confronti della stampa presente, poiché tutti gli esponenti di punta si sono recati presso il comitato della Schlein, addirittura prima, sapendo l'esito, ancora prima dell'esito delle primarie. Quindi comunque lasciamo questa domanda aperta, abbiamo spiegato agli amici ascoltatori il perché diciamo, la lunga diretta a fiume non ha portato molti risultati sperati, diciamo, noi speravamo in interviste, commenti da parte di onorevoli che non abbiamo avuto perché non si è presentato nessuno. Quindi, data questa spiegazione, vogliamo oggi chiudere questo capitolo dedicato tutto al PD. Abbiamo in studio, qui diciamo, collegati con noi, due esponenti del centro-sinistra, anzi del centro, con la dottoressa Anna Maria Gentile, consigliera comunale, nonché coordinatrice di azione Italia Viva provinciale, che ringraziamo per essere qui con noi, e anche la consigliera regionale del PD, la dottoressa Deborah Cilento. Grazie a tutte e due per aver accettato questo confronto oggi sul tema del centrosinistra e del suo futuro. Però prima di iniziare il dibattito con le nostre ospiti, lanciamo il servizio preparato per noi dalla dottoressa Cinzia Mezzina.
Domenica 26 febbraio 2023 si sono svolte le elezioni primarie per il rinnovo della segreteria nazionale del Partito Democratico per scegliere il successore di Enrico Letta alla guida del partito. A contendersi la dirigenza erano Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Secondo i risultati resi noti dalla Commissione Nazionale per il Congresso, il numero dei votanti è stato pari a 1.098.623, con la Schlein che ha ottenuto 587.010 voti, pari al 53,75%, e Bonaccini che ne ha ottenuti 505.032, pari al 46,25%. Attraverso queste stime si è rilevato negli ultimi 16 anni un calo dell'affluenza durante la fase del voto, che pone un importante interrogativo sul senso del progetto politico del PD. Dalla vittoria di Veltroni fino a quella di Zingaretti del 2019, i votanti delle primarie sono alquanto diminuiti. Si è passati dai 3 milioni e mezzo che proclamarono l'ex sindaco di Roma al 1,5 milione di elettori che scelsero il governatore del Lazio. Il PD incorona quindi una donna, la prima segretaria della sua storia, Elly Schlein, la nuova leader Dem, la più giovane alla guida del Partito Democratico. 37enne, femminista, ecologista, a favore dei diritti LGBT e di sinistra, con una sensibilità particolare ai bisogni dei più giovani, precari e minoranze. Un risultato che ha nettamente scompaginato le previsioni iniziali, che davano per vincitore Stefano Bonaccini. Tuttavia, a prescindere dagli entusiasmi per la sua proclamazione, la nuova segretaria dovrà fronteggiare la diaspora degli elettori di centro-sinistra, che in questi ultimi anni hanno dimostrato di affezione e diffidenza nei confronti del partito, e quindi porsi come obiettivo primario il recupero dei consensi e della fiducia dell'elettorato nei confronti di questa frangia politica. Rieccoci in studio. Io quindi, dopo il servizio, vorrei proprio andare dritta al sodo e chiedere alla consigliera Cilento una domanda che molti si pongono. Ecco, dottoressa, quale attendibilità ha una consultazione del genere? Ci riferiamo appunto alle primarie, che nessuna autorità indipendente può controllare. E sicuramente quello che è successo domenica è un'apertura che ha visto partecipare tante persone che hanno comunque dato un messaggio ben preciso. Io mi rendo conto che quando qualcuno dice sì, ma sono le primarie del PD, ma sono le primarie che hanno visto coinvolto il partito in questo momento più importante del centrosinistra e numericamente più esposto, proprio perché ha reso partecipe le piazze, e lì dove vi sono manifestazioni che partono dal basso, la politica deve sempre prestare la giusta attenzione e il giusto ascolto, ed è questo quello che è accaduto domenica. E in realtà il risultato è un risultato che ha stravolto sicuramente alcune aspettative, ma che è un risultato che veramente parte dall'entusiasmo delle persone. E credo che di questo la politica deve sempre averne conto. Ecco, le volevo chiedere appunto, queste primarie hanno comunque portato un risultato opposto al voto degli iscritti. Quindi non sarebbero uno strumento più appropriato nella scelta dei candidati, magari fatte come primarie di coalizione, nel senso che comunque gli iscritti avevano espresso un voto opposto a quello che poi è il risultato, cioè la maggior parte degli iscritti ha optato per Bonaccini, quindi come si coniuga questo risultato, insomma? Come si legge? Sicuramente è un risultato che deve farci riflettere e che deve aprire una riflessione interna al partito, ma che allo stesso tempo ha un segnale forte. Certo, e se prendiamo anche il risultato qui in Puglia, sappiamo bene che su Bonaccini ha vinto nella nostra regione, perché ha vinto un'idea di partito che è quella legata agli amministratori e quella legata al mondo della politica interno, che non tiene... Come? No, non ho detto niente, non ho parlato. Ok, non lo so, forse no, non riesco ad ascoltare bene. Dicevo, è il risultato che è emerso è proprio quello di un partito che è chiuso in quelle che sono le dinamiche interne. Il risultato invece che abbiamo avuto su scala nazionale e che a livello regionale, se vogliamo,
quasi al 50%. Ha fatto emergere invece una realtà e persone che stanno chiedendo alla politica di essere ascoltate, di cambiare quelle strategie, quei modi di parlare, quei modi di dialogare che allontanano dalla politica. E se facciamo riferimento alle ultime regionali del Lazio e della Lombardia, la percentuale dell'astensionismo è quella che ha vinto. E io credo che questo sia il momento, il modo per contrastare proprio quella percentuale di chi non ha più fiducia nella politica. Quello che è successo domenica vuole essere veramente un'ondata di novità e io credo che ne abbiamo bisogno. Certo, allora diciamo continuando sempre sulla scia della questione Schlein, definiamola così tra virgolette, proprio la novella segretaria quindi ha spostato l'asse del partito più verso sinistra, quindi non si rischia in questa maniera di sovrapporsi quasi ai 5 Stelle da un lato e di scoprirsi verso il polo di centro dall'altro? Cioè non si rischia in questa maniera un'ennesima scissione all'interno del Partito Democratico che comunque già voglio dire, è composto da diverse correnti, molto spesso in conflitto tra di loro? Allora, su questo, io dalla mia esperienza di persona impegnata nel sociale, che non ha mai vissuto il partito, la provenienza dalle varie DS, PC e tutto ciò che è stato all'interno del PD stesso, ma che ho sempre vissuto quell'aspetto cattolico e sociale in prima persona. Oggi qualcuno mi chiede, ma non ti sei allontanata? No, io dico non mi sono allontanata semplicemente perché ciò di cui Elly ha parlato e quelli che sono i suoi obiettivi sono legati fortemente a quella che è la mia esperienza di vita e la mia esperienza di vita cattolica e praticante, perché è legato a quel modo di tutelare innanzitutto il creato e quale aspetto più importante della Laudato Si' tradotto in questo. E poi soprattutto ha parlato del mettere al centro i diritti sociali delle persone. Questo è un concetto che troppo spesso lo abbiamo lasciato, ne ha parlato negli ultimi periodi solo i 5 Stelle, ma in realtà è un tema che deve essere al centro del dibattito politico ed è un tema fondamentale, soprattutto all'indomani della pandemia. E quando si parla e si dice aboliamo il reddito di cittadinanza, aboliamo quelle che sono le misure messe in atto dal governo Conte, e dobbiamo fare molta attenzione perché in realtà ci sono famiglie, e questo è un dato che tutti i servizi sociali dei comuni possono rilevare, che veramente sono riuscite a fronteggiare un momento storico particolare e continuano a poter vivere e a poter garantire il minimo essenziale proprio grazie al reddito di cittadinanza. Io credo che le cose vanno riviste sicuramente, ma vanno tutelate. E quando si parla di diritti sociali, quando si parla di equità sociale o di tutela dell'ambiente, beh, credo che questi sono i temi fondamentali che la politica deve porre al centro del dibattito. Quando si vuole tentare invece di portare ed estremizzare, io credo che quello sia solo un aspetto secondario che non appartiene in questo momento, in questa fase storica particolare, che invece sta dicendo che ciò che conta è la vita delle persone. Ecco, E però vedi tu. dottoressa, io le volevo chiedere, per esempio, portandole l'esempio di Beppe Fioroni, no? Che comunque è un importante esponente del cattolicesimo democratico che si è già quasi tirato fuori da, diciamo, da questa nuova, da questo nuovo riassetto del PD. Cioè, come mai a molti l'elezione della Schlein non è, come possiamo dire, andata a genio? Come mai le linee proposte dalla Schlein non hanno incontrato i favori di alcuni esponenti diciamo, del Partito Democratico? Ma io credo perché la Schlein ha proposto un modo di dialogare, innanzitutto di comunicazione diverso, che è proprio quello che invece arriva diretto alle persone. E probabilmente in chi in questo momento ha deciso di sta più che ha deciso, sta riflettendo di prendere le distanze su alcuni temi, su alcune questioni,
Ma io credo che lo stiano facendo solo per un discorso di comprendere fino in fondo quello che è accaduto, perché quello che è accaduto è veramente un vento che ha stravolto le aspettative. E io credo che come tutte le novità, come tutte le cose belle che accadono, bisogna saperle gestire e condividere. Io mi sento di dire invece, da cattolica praticante convinta, che i temi di cui si sta parlando sono i temi che appartengono alla mia formazione, al mio percorso di vita. E li ho condivisi proprio perché pongono al centro l'essere persone, le storie di ciascuno. E credo che su questo ora è compito di tutti lavorare affinché queste tematiche che sono portate al centro del dibattito siano veramente affrontate tenendo conto delle sensibilità di tutti, perché credo sia dovere della politica saper fare sintesi. E su questo credo che abbiamo davanti a noi degli orizzonti nuovi e soprattutto all'interno del Partito Democratico abbiamo la capacità e la voglia di spostare quell'ago della bilancia che dice che non contano solo chi in questo momento ricopre ruoli politici e amministrativi, ma contano le persone, contano ciò che le comunità pensano e tocca a noi costruire una comunità politica Certo. credibile che dia risposte certe. Ecco, io prima di passare a fare una domanda alla dottoressa Gentile, che poi ovviamente andiamo ad approfondire anche il fattore centro, insomma, volevo farle una piccola domanda, diciamo, prima di passare alla dottoressa Gentile. Le volevo chiedere come si pone il mondo del cattolicesimo democratico nei confronti delle istanze che Lichlein riporta, anche perché lei si fa anche fautrice delle istanze dei diritti degli LGBT e della comunità transessuale, quindi riconoscimenti dei diritti, voglio dire, dei transessuali, di tutto il mondo LGBT e altri orientamenti, insomma. E quindi voglio dire, all'interno del mondo democratico, che è vasto e variegato, il mondo del cattolicesimo democratico, diciamo, come apprende queste istanze che Lichlein porta? Allora, se io ritengo che questa è una minima parte di ciò che la Schlein ha portato come novità, ma le dico con altrettanta onestà intellettuale che anche all'interno della Regione Puglia c'è una proposta di legge sull'LGBT. Abbiamo avuto veramente un percorso condiviso con diverse realtà. Io personalmente ho detto e manterrò questa linea. Quella legge arriverò ad approvarla se gli emendamenti che abbiamo apportato saranno accettati. E che cosa sono? Io parto da un presupposto che ogni persona deve essere tutelata in quanto tale. Le sue scelte, che sono le scelte più personali e intime, ognuno di noi non può, nel rispetto totale dell'altro, metterci mano. E quindi qualsiasi cosa sia per la tutela della persona, a mio avviso, è sempre al centro ed è importante sottolinearlo. È normale che all'interno di queste leggi va sempre tutelato anche l'altro, soprattutto nell'ambito educativo i più piccoli. E a mio avviso è l'aspetto che deve sempre essere portato nella giusta direzione, perché io rispetto tutti in qualsiasi momento e in qualsiasi maniera, ma allo stesso tempo devono essere rispettate le comunità in cui noi viviamo. E quindi su questo, a mio avviso, il dialogo, il confronto sono la forza che permettono anche a questi temi, spesso male affrontati, a mio avviso, di essere al centro anche di scelte e di proposte che vanno sempre nella tutela e nel contesto di tutelare contro ogni forma di violenza. E secondo me questo è giusto. Poi ciò che all'interno viene proposto, e nell'esempio una delle leggi su cui si sta lavorando in Regione, discorso di formazione e di educazione all'interno delle scuole a favore dei ragazzi, beh, io lì vi dico che il nostro compito è quello di lavorare sull'accoglienza, l'accoglienza delle diversità,
non sul dire solo LGBT, ma è un dire parliamo in maniera adeguata di temi che riguardano la crescita di ciascuno. Ecco, grazie dottoressa Cilento. Volevo chiedere alla dottoressa Gentile, quindi abbiamo parlato prima, diciamo, in premessa appunto dell'attendibilità di una consultazione come le primarie. Quindi volevo chiedere appunto, in Italia Viva, che strumenti democratici utilizzate voi? Alcune voci accusano, diciamo, Italia Viva, di scarsa democrazia interna, poiché le decisioni vengono prese dai vertici. Lei che cosa ci può dire in merito? Una puntualizzazione vorrei fare. Io sono la coordinatrice provinciale di Italia Viva e non di Azione Italia Viva. Sappiamo tutti che sono due partiti separati che si sono federati. La domanda che lei mi fa, proprio in vista della federazione, si sta pensando, si stanno organizzando gli organismi superiori, poi di qui a cascata sul territorio, perché quanto più possibile possa partecipare la base alla nomina dei vertici, quindi dei vari segretari di circolo provinciali e regionali. Ci sono i tavoli del terzo polo che stanno lavorando a riguardo. Quindi, insomma, si vuole favorire una sorta di partecipazione popolare quasi sul modello del PD, insomma, delle primarie, una sorta di primarie. Allora, premesso che personalmente non mi appassionano le dinamiche del PD, le ho lasciate a settembre del 2019 quando sono entrata in Italia Viva. Sono stata in politica da sempre, ma vicina al PD solo con Matteo Renzi. Provengo da un partito vecchissimo, la Democrazia Cristiana, e quindi dopo la Margherita non mi sono più entusiasmata tanto al PD. Quindi fare il paragone con il PD, dottoressa Cazzato, non lo ritengo necessario. Non siamo il PD, siamo un'altra cosa. Poteva essere un paragone, diciamo, nel senso, appunto, siccome si era parlato di partecipazione popolare, ho tentato una sorta di accostamento molto blando, insomma, tutto qui. Capiremo, lo stanno capendo la macchina o il tavolo dell'organizzazione. Non so, le posso dire che non so, non sappiamo se si faranno fatte anche delle primarie o dei congressi. Ecco, le volevo chiedere appunto, proprio siccome molti nel Partito Democratico, soprattutto gli ex renziani, non sono, hanno dimostrato un po' di scontentezza, tra virgolette, per l'elezione di questa novella segretaria, diciamo, voi di Italia Viva, insomma il partito, sta già attivando, tra virgolette, le sirene, magari proprio verso gli ex renziani che pensano a una fuoriuscita e a un ritorno alla casa madre? Guardi, le porte di Italia Viva sono sempre state aperte, adesso sono spalancate, spetta a loro decidere dove ritrovarsi. Posizionarsi. Certo, con il nuovo PD è venuto meno il riformismo, il PD riformista è finito e chi si riconosce nello spirito riformista credo che non potrà trovarsi bene. Certo, non Ma c'è sono problemi loro, guardi, le un'identificazione. nostre porte sono aperte, ma non stiamo gufando, eh? Non stiamo gufando come qualcuno può pensare. Ecco, io volevo porre una domanda a tutte e due, magari proprio cominciamo da lei, dottoressa Gentile, visto che stiamo proseguendo nella conversazione. Allora, quali prospettive apre questa elezione della Schlein nel panorama politico italiano? È espressione, come asseriva Bonaccini, della sinistra da salotto, oppure sarà più o meno, tra virgolette, la Meloni della sinistra? E poi in seguito, Guardi, come possono peseranno essere tutte e due. ma Io poi ritengo che le in volevo questo modo chiedere, si è diciamo, riuscito come peseranno finalmente in a che creare in Italia il polo più spostato a sinistra.
Potrebbe essere, come dice qualcuno, una sinistra radical shift, però l'importante è che ci sia una sinistra, perché nella dialettica politica è necessario il confronto. Non credo che possa essere una Meloni, non la credo tale, no, questo no. Ecco, le volevo chiedere, diciamo, stavo finendo la domanda, solo che non si sentiva, diciamo, in che maniera peseranno, voglio dire, le mosse della Schlein per il terzo polo, diciamo, Italia Viva, come pensa di rapportarsi alle scelte programmatiche della Schlein? No, ma sono scelte completamente diverse, dottoressa Cazzato, cioè noi abbiamo visioni completamente diverse, modi diversi di risolvere i problemi. Noi siamo riformisti, quindi io la consigliera Cilento ha parlato di reddito di cittadinanza, noi non siamo quelli dei sussidi, siamo quelli delle riforme strutturali. E quindi non riusciremo sicuramente a trovare su certi temi o punti in comune. Ed è quindi che finalmente nel PD è finito il renzismo. Cioè siamo stanchi di sentire i renziani etichettati, e sono contenta anche per gli amici che stanno nel PD che avevano questa etichetta addosso. Oramai non ce l'hanno più. Grazie dottoressa Gentile. Dottoressa Ciliento, siamo in chiusura, quindi su questa domanda che ho posto alla dottoressa Gentile, lei cosa ne pensa? Io penso e ritengo che la figura di Elly è una figura che ha parlato alle persone, non ai salotti. Ha parlato a dei bisogni precisi e secondo me può essere il vero punto di riferimento in questo momento ad un governo di destra, delle destre più estreme. E voglio dire, fa valere dei principi e fa valere nella sua veduta, che in realtà io la reputo riformista all'interno del partito e la reputo una figura che sicuramente darà voce e proverà a cambiare degli scenari ormai fin troppo a suoi fatti, e credo che invece sia una risorsa che sposta il dialogo non nell'estrema sinistra, non nel solo PD, ma diventa una figura di riferimento che apre ad un confronto con le altre forze politiche. È normale che in questo momento, e stamattina in queste ore, a Firenze c'è una manifestazione in atto, e credo che sia un punto importante per capire su cosa tutte le forze politiche di centro-sinistra si devono ritrovare, e credo che ci sono dei temi che dovrebbero essere a prescindere, che dovrebbero unire tutte le forze. In particolare in questo momento si sta dialogando in una direzione che a livello nazionale va più verso i 5 Stelle, ma cosa accadrà anche col centro lo si vedrà in itinere. Io non ritengo che le porte siano chiuse o che abbiamo modi di vedere le cose diverse. Abbiamo voglia di cambiamento, abbiamo voglia di riformare, e di riformare una politica che non deve essere più una politica fatta dai soli giochi della politica, ma che si vada oltre, i manuali Cencelli, ma che si vada oltre e si riesca a mettere al centro veramente un messaggio che arrivi alle persone. Questo per me è l'aspetto importante che mi porta a dire che Elly nel suo percorso l'ha lanciato più di una volta, e chi ha conosciuto il suo percorso politico lo può dedurre tranquillamente. Grazie dottoressa Ciliento. Bene, siamo giunti al termine di questo interessante confronto. Ringrazio ancora una volta le nostre ospiti, la dottoressa Gentile e la dottoressa Ciliento, per essere intervenute e averci dato tanti spunti interessanti di riflessione.
Grazie alla regia di Giuseppe Tarantini, salutiamo i nostri amici ascoltatori di Spazio TV e rinnoviamo l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie ancora.